E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di un episodio capolavoro e anche se non lo considero tale, comunque voglio metterlo tra i big perché mi ha piacevolmente sorpreso. Veramente penso uno dei film Pixar più wow che abbia visto negli ultimi tempi e che mi sono recuperato un po' tardi, a dir la verità. E sto parlando di Coco. Allora, partiamo direttamente con trama, personaggi e obiettivo. Trama è che, questo bambino vuole fare il musicista, però nella sua famiglia essere musicisti è praticamente bandito perché il suo bisnonno, mi pare, era un musicista e ha lasciato praticamente la moglie e se n'è andato per diventare un musicista e quindi appunto l'ha lasciata nella merda e quindi diciamo che da quel momento in poi la musica è stata bandita dalla sua famiglia, tipo odiano tutto quanto, e la sua famiglia come cosa, insomma, come lavoro da sempre fanno tutti quanti i calzolai, in poche parole, quindi fanno scarpe, cose così. E che altro posso dire? Praticamente lui un giorno con la sua chitarra che nasconde, visto che a dir la verità gli piace la musica e tutte queste cose, decide di fare praticamente una specie di contest, una cosa tipo un talent, insomma, qualcosa del genere, in cui si suona in piazza del suo paese. Lo dice ai suoi, ovviamente lo mandano a fare in culo, e lui quindi decide di mandarli a fanculo a sua volta e dire io ci vado lo stesso, solo che la nonna gli spacca la chitarra e quindi si deve trovare una chitarra. Nessuno ha una chitarra da prestargli, quindi va tipo dal tizio più famoso wow del Mexico, che suona la chitarra, che è morto, però va nella sua tomba e ruba la sua chitarra. Rubando la sua chitarra viene maledetto. E essendo che è il giorno de los muertos, il Dias de los Muertos, che praticamente è l'Halloween, per capirci, messicano, in cui tutti quanti mangiano nel cimitero per stare insieme ai parenti morti, come se i loro spiriti fossero lì con loro, ecco, lui essendo maledetto questi spiriti li vede veramente e a un certo punto decide anche di andare nel mondo dei morti, così, perché praticamente i suoi parenti morti lo riconoscono e gli dicono vieni con noi, vediamo che cazzo si può fare, pure perché la bisnonna, quindi moglie del tizio che se n'era andato, ancora non era riuscita ad arrivare, quindi volevano sapere perché. Arrivando lì, praticamente si scopre che lui basta che ha una benedizione da parte della sua famiglia, che poi capisce praticamente che il tizio a cui ha rubato la chitarra è della sua famiglia, e quindi che quello è il suo bisnonno, quindi il tizio più famoso del Messico è il suo bisnonno, va praticamente, basta che la famiglia gli dà la benedizione, la maledizione sparisce e quindi lui può tornare tranquillamente. Però la nostra bisnonna e qualsiasi altro della famiglia, tranne appunto il bisnonno, ovviamente gli dice tipo sì, ok, io ti benedico, però dici addio per sempre alla musica. E lui dice vabbè, allora andate a fanculo, io vado a cercare il mio bisnonno che è mega wow e me la faccio dare da lui la benedizione, così almeno posso, insomma, tornare sia nel mondo dei vivi ma anche continuare la mia passione. E niente, succedono varie cose, tutti cazzi e mazzi, bla bla bla. E poi non vi sto troppo a spoilerare, però purtroppo devo farlo perché è qui che casca l'asino in un certo senso, perché per quanto è bello, perché a me è piaciuto, mi ha fatto veramente anche uscire una lacrimuccia, c'è un piccolo buco di trama. Allora, alla fine si scopre che il suo bisnonno non è veramente quel mega wow tizio che insomma a cui ha rubato la chitarra, ok? E quindi, se le cose stanno così, e poi la benedizione se la prende ugualmente dalla sua famiglia perché quello si scopre essere uno stronzo, è sbagliato, perché non gli serve la benedizione della sua famiglia, ma
comunque la benedizione di quello stronzo, perché lui la chitarra l'ha fottuta a quello stronzo, quindi non serve, altrimenti non avrebbe avuto senso per tutto il film che lui cercasse per forza un musicista della sua famiglia, bastava chiunque altro che era un musicista che gli dava la benedizione e poteva tornare tranquillamente. E quindi questo buchetto di trama mi fa dire che la trama è da 8, non posso dare di più, anche se comunque mi è piaciuta tantissimo. Poi parliamo dei personaggi. I personaggi sono stupendi, devo dire, veramente giga Chad. E lui è carino, insomma, un bambino che vuole seguire il suo sogno. Il tizio stronzo, beh, si vede che è un personaggio, è un cattivo fatto abbastanza bene, perché comunque c'ha già il doppio gioco, che sembra essere appunto un uomo di tutta facciata e poi è un codardo pezzo di merda e figlio di puttana comunque. E poi quello che si scopre essere veramente il suo bisnonno, praticamente poveraccio lui, quasi dimenticato per colpa appunto di quel pezzo della foto che mancava e tutto il resto. La bisnonna pure è una figa assurda che canta una canzone stupenda. E basta, cioè comunque c'è tutto quello che serve a una bella storia e dei personaggi che fanno tutti quanti il loro ruolo. Quindi qui io mi sento anche di dare un 9. E come obiettivo, beh, come obiettivo secondo me era portare un film Pixar che dopo, cioè prima di comunque cose, stavano andando un po' nella merda, e a dir la verità anche adesso, però comunque un film che parlasse di una cultura diversa, che comunque quindi è molto inclusivo, ma nel modo giusto, con una storia messicana, che comunque può insegnare un sacco di cose a tutti, non solo ai bambini, ma è proprio un prodotto d'animazione a 360 gradi su questo. Soprattutto sui sogni, sull'importanza di molte cose, purtroppo anche della famiglia, però che fai? Parli dei messicani, non parli della famiglia? E voi mi direte purtroppo, perché io penso che sinceramente la famiglia sia uno dei dogmi che viene utilizzato di più come scusa per fare un po' come cazzo si pare, ci pare in media, appunto con le altre persone. Però a dire la verità, comunque, sono consapevole che esistono anche persone con una buona famiglia, non è che... E quindi come obiettivo do un 9 qua. Quindi do come voto finale un 9 meno, però capolavoro non confermato, perché non siamo arrivati al 10. E comunque, ve lo dico, ho parlato di Coco perché è il primo che mi è venuto in mente, perché l'ho visto da poco. Però a dir la verità, comunque c'è, non è che appunto lo considero tra i capolavori e tutto il resto. Che dire, ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di Coco.